parlando tanto di Energas e si vocifera quindi la probabilità di un referendum. Vogliamo sapere, i 5 Stelle, sì, no, favorevoli, contro? Allora, innanzitutto per noi il referendum è il massimo dell'espressione democratica. Io sono stato, a nome dei 5 Stelle, colui il quale per primo ha chiesto in Consiglio Comunale che si facesse un referendum. Bisogna utilizzare metodi forti contro chi sta usando la forza nei confronti dei cittadini di Manfredonia. Chiaramente il referendum come massima espressione democratica potrebbe avere un risultato che è diverso da quello che noi ci aspettiamo, perché magari i cittadini disinformati o perché magari non si recano alle urne, visto che uno dei più grandi problemi delle elezioni politiche, amministrative, tutti i tipi di elezioni in Italia è quello dell'assenteismo, potrebbe anche succedere questo. Certo è che non si può utilizzare il metodo democratico soltanto quando ci conviene, per cui siccome noi siamo per la democrazia dal basso, sempre e comunque, nella malaugurata ipotesi dobbiamo comunque accettare quello che è il risultato e quello che è il volere, in questo caso, dei cittadini di Manfredonia. Energas quindi punta sul referendum, naturalmente sottolineando gli aspetti vantaggiosi. Come facciamo a avvisare la cittadinanza o comunque metterla oggettivamente di fronte ai vantaggi e agli svantaggi di Energas? Beh, Energas è chiaro che con i suoi metodi pensa di poter essere in grado di informare a modo proprio quello che è il vantaggio di avere un simile impianto in una città. Nella conferenza dei capigruppo, alla presenza anche del sindaco Angelo Riccardi, è stato avanzato un piano d'attacco per pubblicizzare al massimo innanzitutto il referendum, quindi in maniera tale che tutti i cittadini aventi diritto al voto si rechino, come non hanno fatto purtroppo per le trivelle, nonostante fosse importantissimo per noi quel traguardo, raggiungere almeno il 50% delle affluenze, e soprattutto mettendo in campo una serie di azioni non pubblicitarie, per informative, quindi noi a modo nostro li chiamiamo i banchetti, comunque sono delle manifestazioni di piazza, a partendo da un mega corteo con alla testa il sindaco Angelo Riccardi e tutti i consiglieri che si schiereranno a favore, anche perché in questo modo vogliamo vedere anche in faccia coloro i quali dichiarano una cosa e poi in realtà ne vogliono fare un'altra, perché non è un segreto che ci siano dei consiglieri che non sono del tutto sfavorevoli al progetto. Per cui con una manifestazione dove tutti i consiglieri che si dichiareranno favorevoli dovranno scendere al fianco dei cittadini, questo sarà un primo grande segno importante, quello che noi abbiamo chiesto che si faccia soprattutto prima del referendum, chiaramente. E poi, ripeto, informando anche addirittura battendo quartiere per quartiere, cosa che a noi dei 5 Stelle non spaventa, avendolo fatto in campagna elettorale. Siamo stati forse gli unici ad andare addirittura in zone periferiche di Manfredonia, per cui noi non abbiamo paura di questo. Abbiamo cercato di stimolare l'intera consigliatura e ora vedremo quali saranno i risultati. Io vedo abbastanza compatti coloro i quali sono contro Energas, per cui non mi spaventa l'idea di andare al referendum, perché ritengo che effettivamente la nostra forza, non dei 5 Stelle ma di tutti i gruppi che sono contro Energas, è sicuramente più forte di quelli che sono gli strumenti che ha già cominciato a mettere in campo Energas. Non dimentichiamo i panettoni a Natale, che sono stati effettivamente un qualcosa di, secondo alcuni, scandalosi, secondo alcuni una normale manovra di marketing, per cui sappiamo benissimo che le multinazionali hanno e utilizzano degli strumenti che spesso non sono del tutto convenzionali.